Se il 42 è l'anno che vede eh, la più grande avanzata delle truppe italo-tedesche, è il 1943 l'anno della svolta. Eh, inizia una delle fasi più drammatiche della storia italiana, ma che porterà poi alla definitiva eh, sconfitta del nazifascismo. Come dicevo nella lezione precedente, eh, la Germania nel 1942 si arrende alle truppe sovietiche, mentre in Africa le truppe italo-tedesche vengono ripetutamente sconfitte dagli inglesi. Intanto la flotta americana vince ripetutamente via mare eh, contro la flotta giapponese. Mentre i tedeschi eh, arrivavano alla resa nel febbraio del 1943 rispetto alla battaglia di Stalingrado, eh, che eh, vede una eh, notevole controffensiva dei russi, nell'oceano pacifico gli americani, grazie alla superiorità della loro marina e dell'aviazione eh, ottengono delle vittorie schiaccianti nel Mar dei Coralli e nelle isole Midway, ma anche nel febbraio del 43, lo stesso mese appunto della resa eh, tedesca, eh, ottengono un'ulteriore vittoria nelle isole del Guadalcanal, eh, impadronendosi praticamente delle, di tutte le basi dell'Oceano Pacifico. Intanto eh, in Marocco e in Algeria gli inglesi costringono gli italo-tedeschi ad arretrare in Tunisia e sempre nel maggio del 43 eh, si arriva alla resa di Rommel. Eh, le eh, vittorie in Africa favoriscono poi l'arrivo degli alleati in Italia che sbarcano in Sicilia il 10 luglio del 43. Dopo lo sbarco in Sicilia, gli alleati bombardarono alcune città italiane. La guerra aveva minato il consenso popolare verso il fascismo e l'intervento degli alleati scatenò le proteste contro il regime. Perciò la monarchia decise di disfarsi del fascismo e nella notte tra il 24 e il 25 luglio 1943 il duce venne messo in minoranza dal Gran Consiglio del fascismo. Il re Vittorio Emanuele III esonerò Mussolini dalla carica di primo ministro e incaricò il maresciallo Pietro Badoglio di formare un nuovo governo. Mussolini fu arrestato e imprigionato sul Gran Sasso. Badoglio firmò quindi l'armistizio a Cassibile in Sicilia. Il re Badoglio abbandonarono Roma per trasferirsi a Brindisi e mettersi sotto la protezione degli alleati, lasciando l'esercito allo sbando e il paese nel caos. La Germania reagì occupando l'Italia centrale e settentrionale e liberando Mussolini. Il duce costituì al nord un nuovo stato fascista sottomesso alla Germania la Repubblica Sociale Italiana, RSI, con capitale a Salò, sul lago di Garda. Come dicevo, l'Italia vive da questo momento uno dei periodi più drammatici della storia. Infatti al sud gli alleati iniziano a liberare progressivamente, partendo dalla Sicilia e puntando verso nord, tutto il meridione. Eh, si fermano inizialmente eh, lungo ehm, una linea ehm, che si chiama linea Gustav, che ehm, interrompe l'avanzata degli alleati eh, perché nel frattempo appunto, i tedeschi avevano occupato tutto il nord e il centro dell'Italia. L'avanzata degli alleati riprende nel 1944 e riesce a liberare così Roma e a proseguire verso il nord. Di nuovo si forma una linea di divisione tra le due Italie, detta linea gotica, che univa la Spezia a a Rimini eh, e eh, isolava praticamente tutto il nord che continuava ad essere nelle mani dei nazifascisti. Mm. Dopo l'8 settembre 1943 l'Italia era divisa in due, la Repubblica di Salò al centro nord e il Regno d'Italia appoggiato dagli alleati al sud. La Repubblica di Salò, tenuta in vita dai tedeschi, inasprì la persecuzione degli ebrei e ne ordinò la deportazione. Alcuni italiani giudicarono un tradimento la rottura dell'alleanza con i tedeschi e si arruolarono nell'esercito di Mussolini. Altri si schierarono contro i nazifascisti. Ebbe inizio così la resistenza che fu portata avanti dai partigiani contro i repubblichini di Salò e i tedeschi. Siamo quindi di fronte alla guerra civile. Nel 1943 si era costituito infatti il Comitato di Liberazione Nazionale, CLN, a cui aderirono forze politiche eterogenee accomunate dall'ideale antifascista. Quando nel 1944 viene liberata Roma, gli esponenti del CLN formarono il governo Bonomi, ma erano divisi sull'assetto istituzionale che avrebbe dovuto assumere lo Stato. Cattolici e liberali erano per il mantenimento della monarchia, nonostante tutto mentre comunisti e socialisti volevano instaurare la repubblica. Il dibattito si definirà soltanto dopo la fine del conflitto.